Ciao, bentornati a 60 anni di felicità. Oggi parto da una provocazione. Anthony De Mello, nel libro Messaggio per un pesciolino che ha sempre sete, dice: se non vi impegnaste troppo ad essere infelici, sareste felici. Allora, è una provocazione, no? È una provocazione, nel senso che ognuno di noi vorrebbe essere felice, però spesso l'infelicità è anche dovuta ad una serie di abitudini che abbiamo nel nostro tipo di pensare, no? Nel nostro pensiero, ma basta accendere la televisione appunto per vedere che dobbiamo preoccuparci di qualche cosa. La maggior parte dei programmi pomeridiani, io non li guardo, ma ogni tanto faccio una carrellata, parla di delitti e di tragedie. Ma è sempre stato così, cioè nel senso che mio papà non se ne accorge, ma ogni tanto dice delle frasi di preoccupazione, cosa che facevo moltissimo anch'io, quindi non è che non so com'è la dinamica. Adesso, quando mi accorgo che faccio un pensiero di preoccupazione, vado un po' sul qui e ora e cerco quindi di stare con quello che c'è. Di solito, comunque, io sono una donna fortunata, sono in una situazione confortevole, posso anche essere stanca per il lavoro, cosa, ma posso lavorare in un posto confortevole, ad esempio, no? Quindi la mia riflessione è un po' questa: cosa possiamo fare per, come dire, lasciare andare un po' questi pensieri infelici? Come appena detto, riconnettervi nel qui e ora. L'altro fattore che noi possiamo avere è cercare di non scappare da quello che abbiamo, ovvero mi accorgo che sono preoccupata di qualche cosa. Porto l'attenzione al mio respiro, al qui e ora, e mi accorgo che in questo momento preciso io sono in una situazione abbastanza confortevole e che il problema è la preoccupazione e che nella preoccupazione io non posso fare niente di concreto per stare meglio. E allora lascio andare questo sentimento di preoccupazione, perché nel momento in cui io mi scervello di come uscire dalla mia preoccupazione, in realtà trattengo. Jung diceva: ciò a cui opponi resistenza persiste. Quindi quello che noi semplicemente dobbiamo fare è accogliere il sentimento di preoccupazione o insomma un altro sentimento negativo, accettarlo, accoglierlo e imparare a non resisterli, perché nel momento in cui resistiamo gli diamo energia. In realtà, invece, accettandolo, liberiamo questa energia che potremmo utilizzarla appunto per focalizzarci su quello che c'è davanti a noi e vivere quindi un momento di minor tensione, perché spesso siamo in situazioni abbastanza confortevoli. Quindi prova anche tu a ricordarti quando sei in una situazione disagevole, al posto di, come dire, cercare di scappare, accoglierla, perché accogliendola probabilmente lei se ne andrà. Grazie e alla prossima istantanea.